Hey, shalom, shalom, shalom. Eccoci qui con un'altra lezione e prima di iniziare voglio dare tutti i lodi dovuto al Padre Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem Ruka Kodash. Miei doppi onori agli apostoli e anziani della Great Millstone GMS che ci hanno insegnato questa verità. Pace e saluti agli eletti della casa di Yashar Allah, sparsi nei quattro punti della terra, affaticando e rischiando la propria vita per spingere questa verità ai quattro lati della terra. Shalom. Io sono il fratello Yaraya Yashar Allah del campo GMS Italia e volevo fare questa lezione riguardo lo Spirito Santo. E, lo faccio per far vedere che lo Spirito Santo non inizia ad esistere dopo la morte del nostro Salvatore Yahweh Shai, colui che il mondo dall'ignoranza chiama Gesù, perché le chiese insegnano questa dottrina qui e magari qualcuno potrebbe anche sbagliare e non capirlo giustamente, che lo Spirito Santo è sempre stato fin dall'inizio. Anzi, un israelita si nasce con lo Spirito Santo e tirerò fuori le prove, ma prima di leggerlo volevo leggere da questo libro di Atti capitolo 2, che dice: quando il Signore delle Pentecoste giunse, ok, tutti erano insieme nello stesso luogo. Improvvisamente si fece dal cielo un suono come il vento, come di vento impetuoso che soffia, e riempì tutta la casa dove essi erano seduti. Apparvero loro delle lingue come di fuoco che si dividevano, e se ne posa una su ciascuno di loro. Tutti furono riempiti di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro di esprimersi. Ok? E infatti ci sono diverse scritture che andremo anche a toccare quando Yahweh Shai gli dice che quando andrò via vi manderò il conforto, che il confortatore, il conforto che è lo Spirito Santo. Ok? Ma voglio farvi vedere che questo Spirito Santo è sempre stato, anzi ogni Israele si nasce con lo Spirito Santo. Primo versetto che prendiamo è dal libro di Geremia, capitolo 1, versetto 5, che dice: prima che io ti avesse formato nel grembo di tua madre, io ti ho conosciuto. Prima che tu uscissi dal suo grembo, io ti ho consacrato e ti ho costituito profeta delle nazioni. Ok? Prima della nostra nascita nel grembo della nostra madre, il Padre ci ha messo dentro il grembo della nostra madre, ci ha conosciuto, okay? E ci ha consacrati, okay? Per essere profeta delle nazioni, coloro che fanno la sua volontà, che sono fuori per le strade a insegnare questa verità. Ok, la vera dottrina che insegnano i nostri apostoli e anziani della Great Millstone sono dei profeti, perché la parola profeta vuol dire pro e falsè, uno che dice prima, ok, uno che dice le cose prima che succedono. Noi abbiamo cominciato anche ad aprirvi gli occhi da molto tempo prima che arrivassimo a questo punto dell'avvelenamento del massa, prendere la puntura. Ok, avevamo avvisato che arrivava a questo punto e arriverà ancora peggio di questo. Dunque andiamo a prendere, senza perdere il discorso, andiamo a prendere il libro di Salmi capitolo 32, versetto 8, che dice: io ti istruirò e ti insegnerò la via per la quale devi camminare,
io ti consiglierò e avrò gli occhi su di te. Questo è, non importa se ci nasciamo, perché tutti noi ci nasciamo in ignoranza, ok? All'inizio non conosciamo le vie del Padre, seguiamo le vie del mondo, ma c'è sempre questo spirito dentro che ti dice non fare questo, fai questo. C'è sempre questa cosa che noi non lo conoscevamo, ma era lo Spirito Santo che ci istruiva, ci diceva cosa dovevamo fare, che passi dovevamo fare, ok? Lo Spirito Santo è sempre stato, siamo noi che non lo conoscevamo. Sentivamo voci qualche volta che ci dicevano questa cosa che stai facendo non è giusto, che alla fine lo chiamiamo coscienza, ok? O suggerimenti che vengono così, vai lì, non andare lì. Questa è la voce dello Spirito Santo, è che non lo conoscevamo, ok? Andiamo a prendere sempre. E che cosa succede? Come abbiamo letto qui, io ti istruirò e ti insegnerò la via per la quale devi camminare. Io ti consiglierò, ok? E avrò gli occhi su di te. Il Padre ha gli occhi sui suoi eletti. Il Padre ha gli occhi sui figli di Israele. Lui ti consiglierò e camminerà con te finché vieni ad trovare questa verità qui, a conoscere questa verità. Ecco perché diciamo, cioè, questa verità non la conosci per niente, la conosci perché lo Spirito Santo ti ha aperto gli occhi per conoscerlo. Se il Padre non ha dato il via allo Spirito Santo di aprirti gli occhi per conoscerlo, non lo puoi conoscere, è impossibile, impossibile. Andiamo a prendere Libro di Salmi, capitolo 51. Leggiamo versetto 11 che dice, questo è Davide, il re Davide che dice: non respingermi dalla tua presenza e non togliermi il tuo Santo Spirito. E questa è una preghiera che dobbiamo fare spesso. Ecco un altro punto, perché lo Spirito Santo non è che una volta viene su di te, reagisce per te, no, non è questo. Lo Spirito Santo è lì per aprirti gli occhi alla verità, per farti conoscere qual è la verità, ok? Per aiutarti. E poi lo Spirito Santo ha diversi livelli. Ok, all'inizio ti apre gli occhi a conoscere la verità e poi dopo ti dà la forza, ok, di stare davanti a tutti senza avere paura e dire il giusto. Ti dà la forza per fare il lavoro. Questo è il secondo livello dello Spirito Santo ed è quello che abbiamo letto nel libro di Atti, capitolo 2. Ok, quando gli è sceso giù quello Spirito Santo, loro sono stati, diciamo, hanno avuto più potere, non gliene sbattevano più niente, andavano ovunque a predicare questa verità qui, ok? Li bruciava dentro con vigore proprio questa verità. Ed è la il secondo passo dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo c'è sempre stato, all'inizio non la conosciamo, ci suggerisce, ci guida, ok? E poi dopo, quando veniamo a conoscerlo, ci viene dato pienamente, ok? Infatti è una preghiera che dicevo qui che dobbiamo fare sempre, perché il Padre può sempre togliere questo Spirito Santo. Lo Spirito Santo non dimora nei corpi corrotti, ok? Una volta che cominciamo a fare le cose sbagliate. E quali sono le cose sbagliate? Fare le cose contrario al comandamento del Padre. Primo Giovanni 3:1-3 vi fa vedere questo qui. Andare contro i comandamenti o fare cose contrarie al comandamento del Padre fa allontanare lo Spirito Santo. E quando ti viene tolto lo Spirito Santo, cominci a fare fatica a vedere la verità o accettare la verità. E abbiamo visto molti casi anche nella verità,
che lo Spirito Santo è stato dato ad alcuni fratelli per conoscere questa verità, vengono dentro, ma non sono venuti con sincerità. E il padre toglie lo spirito e questi fratelli vanno sempre peggio, diventano peggio, 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 fino al punto a non riuscirsi a tirare più su, ok? Quindi questa è una preghiera che bisogna pregare. Non respingermi dalla tua presenza e non togliermi il tuo Spirito Santo. Questa è la preghiera che fa Davide. E per farvi capire che anche nel Vecchio Testamento Davide sapeva dello Spirito Santo. Tutti i profeti, tutti gli uomini che hanno lavorato per il Padre, quando sentivano la voce del Padre, si riferiva allo Spirito Santo. Lo Spirito Santo è quello che li guidava a fare ciò che dovevano fare, ok? Detto questo, non dico che lo Spirito Santo agisce per ognuno di noi. Infatti, dicevo prima, se facciamo le cose fuori dai comandamenti e le leggi e statuti del Padre, lo Spirito comincia a lasciarci e andare via, ok? Andiamo al prossimo passo, che è il libro di Isaia. Questo è il libro di Isaia, capitolo 11, versetto 2, e dice: lo Spirito del Signore Yahweh Hashem Yahoshai riposerà su di te, spirito di saggezza e di intelligenza, spirito di consiglio e di forza, spirito di conoscere e di timore del Signore Yahweh Hashem Yahoshai. E questo è proprio una bella definizione dello Spirito Santo. È lo Spirito che ti mette più timore del Padre, è lo Spirito di intelligenza e saggezza pura, saggezza intoccata. E quando dico intelligenza e saggezza, non dico intelligenza e saggezza di questo mondo qui, intelligenza e saggezza che coloro di questo mondo non possono ricevere, perché loro camminano con l'uomo carnale, ma noi dobbiamo camminare con lo Spirito. Infatti lo Spirito non dimora in un uomo carnale, dimora con uno che vive in Spirito. Gli uomini carnali sono coloro che non vedono niente dello Spirito, gli basta lavorare, accumulare più soldi possibile, fare carriere di questo mondo. Non pensano neanche che c'è una cosa dopo la morte, non pensano a nessuna vita dopo la morte, credono a qualunque cosa, sono uomini semplici. Allora lo Spirito non dimora in quegli uomini là, lo Spirito dimora in coloro che sanno che c'è un potere che ha creato tutto e hanno il timore di questo potere qui, e sanno che dopo la vita c'è qualcosa. Ecco coloro con chi lo Spirito dimora, ok? E lo Spirito del Signore Yahweh Hashem Yahoshai riposerà su di te, spirito di saggezza e di intelligenza, spirito di consiglio e di forza, spirito di conoscenza e di timore del Signore Yahweh Hashem Yahoshai. Infatti molti rimangono stupiti, perché maggior parte dei nostri fratelli, tanti di loro siamo nulla. Molti di noi non abbiamo fatto l'università, alcuni hanno fatto. Ma per esempio io mi sono fermato alla scuola superiore, manco l'ho finito, ok? E cosa ho fatto? Ho fatto diversi corsi così e niente, nulla di grande, ok? Dunque il padre mi ha dato una conoscenza molto più profonda dei professori. Il padre mi ha dato la sapienza del passato, di tutto ciò che è successo in passato, la storia, l'archeologia, queste conoscenze impotenti che i grossi di questo mondo non possono neanche ricevere. E il padre che fa questo. Andiamo a prendere il libro sempre di Isaia, capitolo 30. E versetto 21. Era questo che dicevo prima, che il primo passo dello Spirito Santo è quello
di guidarvi, ok? Perché ci nasciamo tutti in ignoranza, ok? Quando ci nasciamo in ignoranza in questo mondo qui, non abbiamo nessuno che ci dice la verità, che guarda questa immagine, è l'immagine di Cesare Borgia. Nessuno ci dice che i veri figli di Israele sono i così chiamati negri, nativi americani e latini. Nessuno ci dice che questi uomini che stanno guidando questo regno, i più potenti di questo mondo, sono della stirpe dei malvagi. Nessuno ci dice. Ma lo Spirito Santo piano piano ci guida, ci guida, ci guida, ci guida, fino al giorno che ci fa sapere la pienezza della verità. Questo è il libro di Isaia, capitolo 30, versetto 21. Quando andrete a destra o quando andrete a sinistra, le tue orecchie udiranno dietro a te una voce che dirà: questa è la via, camminate per essa. È bellissimo questo. Ed è questo che succede a tutti noi. Qualche volta vogliamo prendere alcune decisioni e sentiamo suggerimenti che dice: oh, non farlo, fai questo, non fare questo. Questo è lo Spirito Santo, ma spesso c'è anche lo spirito di diavolo, lo spirito di Satana, che è l'avversario, che lavora in coloro che non hanno il timore del Padre. Quindi sono due cose. Ok, non sempre che sentiamo quella voce che è la voce dello Spirito Santo, ma pian pianino cominciamo a capire qual è lo Spirito Santo. Una volta cominciamo a camminare in queste leggi statuiti, studiare questi libri, e l'inizio di tutto questo è prima avere il timore. Abbiamo letto che lo Spirito ti porta ad avere il timore del Padre. Quando lo Spirito comincia a portarti vicino verso il timore del Padre, ma c'è un Dio, cosa succederà dopo la morte? Tutte queste curiosità, cominciamo a fare più passi per conoscere il Padre, che ti porterà poi a studiare il suo libro, poi per capire i suoi leggi e statuiti, ok? Da là lo Spirito ci porta sempre più alla sua conoscenza, ok? Andiamo avanti, prendiamo sempre dal libro di Isaia, capitolo 26. Ho voluto leggere prima dal Vecchio Testamento, che ce ne sono tantissimi precetti, ma ho scelto questi qui, okay, per non essere dappertutto. E leggo dal versetto 7. Questo è il libro di Isaia, capitolo 26, versetto 7. Dice: la via dei giusti è diritta, tu rendi perfettamente piano il sentiero del giusto, sulla via dei tuoi giudizi, o Signore Yahweh Shemiahoshai, noi ti abbiamo aspettato, al tuo nome, al tuo ricordo, anela l'anima. Con l'anima mia ti desidero durante la notte, con lo spirito che è dentro di me ti cerco, poiché quando i tuoi giudizi si compaiono sulla terra, gli abitanti del mondo imparano la giustizia, ok? Se si fa grazia all'empio, egli non impara la giustizia, agisce da perverso nel paese della rettitudine e non considera la maestà di Yahweh Hashem Yahshai, Hashem Ruka Kodash, ok? Questo è un'altra prova per farvi vedere che i malvagi non possono avere questo spirito qui. Tra di noi, tra la casa di Israele, ci sono anche malvagi, ok? Ma sono classificati come i malvagi della casa di Israele. Quelli là, lo spirito, vengono nati con lo spirito, ma ignorano lo spirito e vanno dietro i malvagi, ok? Quindi, da versetto 7 dice: la via dei giusti è diritta, tu rendi perfettamente piano il sentiero del giusto, sulla via dei tuoi giudizi, Signore Yahweh Hashem Yahoshai, noi ti abbiamo aspettato, al tuo nome, al tuo ricordo, anela l'anima. Ok, ed è quello che dicevo, ok? La via dei giusti è diritta, ok? Il Padre lo rende perfetto, ok? Con questo Spirito Santo che viene a guidarti, a mettere queste curiosità sulla tua via, che guarda,
forse ti conviene cominciare ad avere il timore del Padre. C'è un Dio che ti ha creato attraverso diversi sogni, ok? Il Padre fa vedere la sua via ai suoi eletti sin dall'inizio, ok? E ora andremo a leggere un po' di versetti nel Nuovo Testamento per capire bene il ruolo dello Spirito Santo e che cosa ha fatto lo Spirito Santo anche tra gli apostoli, che all'inizio non è che non avevano lo Spirito Santo, perché Yahawashai stesso li ha mandato di andare ad insegnare, li ha mandato di andare a cacciare via demoni, e loro lo hanno fatto, ok? Avendo lo Spirito Santo, ma in quel periodo non avevano la pienezza di quel Spirito per capire tutte le cose. Quando è risuscitato dopo i 3 giorni, ok, che è andato via, che abbiamo letto adesso nel libro di Atti capitolo 2, il giorno di Pentecoste, lo Spirito li è sceso giù pienamente. Hanno cominciato a capire delle cose che non capivano. Hanno cominciato ad avere un coraggio immenso, un potere immenso. Non gliene fregava nulla della loro vita. Questa è la pienezza dello Spirito, ok? Questo è il libro di Giovanni. Inizio a leggere, leggo, ok, così, andando avanti piano piano. Questo è il libro di Giovanni, capitolo 1, versetto 33, che dice: questo è Giovanni Battista che parlava e dice: io non lo conoscevo, ma colui che mi ha mandato a battezzare in acqua mi ha detto: colui su quale vedrai lo Spirito scendere e fermarsi è quello che battezza con lo Spirito Santo, ok? E io ho veduto e ho attestato che questo è il figlio del Padre, Yahawashai, ok? Il Padre ha dovuto fare vedere a Giovanni Battista queste cose qui, e lui ha portato la sua testimonianza in questo epistolo qui, facendo vedere che colui che viene vi battezzerà con lo Spirito Santo. E questo battesimo è la pienezza dello Spirito Santo, è il potere completo dello Spirito Santo che ti fa capire qual è la verità, quale è la menzogna, che ti dà proprio il coraggio di stare davanti ai re, ai principati, e dirgli la verità, quello che vuole che il Padre tu lo dici. Infatti, se guardate i vecchi profeti, anche i discepoli, quando andavano davanti a diversi giudici, loro erano sempre lì, non è che avevano paura di chissà cosa, non lo facevano perché erano così coraggiosi o potenti, era lo Spirito Santo che li lavorava dentro. C'è anche il versetto che dice che non pensare a ciò che devi dire. Nel momento che dovresti dire queste cose qui, lo Spirito ti guiderà, ti aprirà la bocca. Questa è la pienezza dello Spirito, ok? Andiamo a prendere poi il libro sempre di Giovanni, ok? Prendiamo il capitolo 2. Questo è il capitolo 2, il versetto era 22. E dice: quando dunque fu risorto dai morti, questo è Yahawashai, ok? Quando fu risorto dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che egli aveva detto questo e credettero alla scrittura e alla parola che Yahawashai aveva detto. Avete visto? Non è che prima non credevano, ma non capivano pienamente, ma dopo la sua risurrezione gli è stato conferito proprio la pienezza di questa potenza qui, e hanno cominciato a credere alla scrittura, alle parole di Yahawashai, ok? Andiamo nel, sempre qui, capitolo 12, capitolo 12, versetto 16. I suoi discepoli non compressero subito queste cose, ma quando Yahawashai fu glorificato,
allora si ricordarono che queste cose erano state scritte di lui e che essi glieli avevano fatto. Ok? Avete visto? Dopo la risurrezione di Yahawashai, la pienezza di questa conoscenza gli è venuta. Ok? E vi ricordo sempre che quando c'era Yahawashai stesso, agivano sempre con i poteri dello Spirito Santo. Ricordiamoci che Pietro ha camminato sull'acqua. Questi stessi discepoli hanno cacciato via demoni e sono tornati felici che abbiamo cacciato via demoni e abbiamo fatto questo. Yahawashai gli diceva che farete ancora più di queste cose qui. Perciò lo Spirito Santo è un passo a volta, un passo a volta. Si conosce, si cresce, ok? Poi arriva al punto della pienezza di conoscenza. È come conoscere qualcuno all'inizio, non hai la piena confidenza con quella persona. Cominciate a parlare un po' discreti, ma più tempo che cominci a conoscere questa persona, non nascondi più niente da lui, lo parli pienamente. E vi dico che quando tornerai a Hawashai, avremo ancora i poteri al massimo, perché ora non lo possiamo ottenere al massimo per questioni di questo corpo che abbiamo, che andremo anche a prendere questa scrittura qui. Ora voglio prendere sempre il libro, questo è 12, sempre il libro di Giovanni. Sto andando cronologicamente così, tirando fuori alcuni versetti. Questo è il capitolo 15, versetto 26, che dice: quando sarà venuto il Consolatore che io vi manderò dal Padre, da parte del Padre, lo Spirito della verità che produce dal Padre, egli testimonierà di me, e anche voi renderete testimonianza perché siete stati con me fin da principio. Questo si allega sempre al libro di Geremia 1:5 che abbiamo detto, che nel grembo della nostra madre il Padre ci ha messo a parte, che ci ha consacrato per essere profeti alle nazioni. Ok? Noi siamo stati fin dal principio con Yahawashai, ok? E lo Spirito Santo è il Consolatore, ok? Viene da parte del Padre, è lo Spirito della verità che procede dal Padre, ok? Quindi chiunque non testimonia di Yahawashai, ok? Che non testimonia, che non chiama il suo vero nome, ok? Non ha uno spirito di verità in lui. Colui che non dice questo Vangelo come lo diciamo, nella pienezza della propria verità, nome vero in ebraico, che chiama il nome del Padre in ebraico, perché siamo stati chiesti di andare a cercare queste cose leggendo dal libro di 2 Timoteo 2:16. E lo Spirito Santo ci farà sapere tutte le cose. Andiamo a leggere il libro di Giovanni. Ho saltato 1:14. Leggo dal versetto 16 e leggo versetto 26. E dice: e io pregherò il Padre, Yahawah, ed egli vi darà un altro Consolatore perché sia con voi per sempre, lo Spirito della verità che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché dimora con voi e sarà in voi. Non vi lascerà orfani. Tornerò da voi. Avete visto? Questo è forte, è lo Spirito della verità che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Il mondo non conosce questo Spirito qui, perciò sono pochi che hanno l'accesso a questo Spirito, che hanno conosciuto bene questo Spirito qui. Lo Spirito cerca di farsi conoscere a molti israeliti, ma sono portati via attraverso la voglia del loro cuore, che sono la gloria, le ricchezze di questo mondo qui. Quando hai questo, non riuscirai mai a conoscere lo Spirito Santo. Ma lo Spirito Santo è sempre lì a disposizione.
perché è una disposizione data a tutti i figli di Israele, essendo il popolo del Padre messo a parte. Ok? Prendiamo versetto 26 qui, che dice: ma il Consolatore, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto quello che vi ho detto. Vi ricorderà tutto quello che vi ho detto. Ed è quello che sta succedendo a noi. Questo Spirito ci sta facendo ricordare queste cose qui, perché lo conoscevamo una volta. Siamo rincarniti. La reincarnazione è biblica. Ne ho fatto molti video riguardo questo. Basta andare a vedere sulla voce reincarnazione. E lo Spirito ci farà conoscere la verità, la vera via da seguire. La via che pochi possono conoscere. Ok? Detto questo, leggo il libro di Corinzi. Secondo Corinzi, capitolo 3, versetto 17, che dice: ora il Signore è lo Spirito, e dove c'è lo Spirito del Signore c'è libertà. Ed è quello che fa questo Spirito Santo, ti libera dai legamenti di questo mondo qui. Lo Spirito è il Padre. Ok, viene dal Padre. Yahweh Shai è uno con il Padre. Yahweh Shai è sotto il Padre. E noi siamo uno con Yahweh Shai, siamo sotto Yahweh Shai. C'è una cronologia di questa cosa qui. Viene prima il Padre, poi viene Yahweh Shai, suo figlio, poi viene i suoi eletti, ok? Gli uomini. Poi sotto gli uomini, gli eletti che sono le donne. C'è una cronologia, un ordine a queste cose qui, ok? Ora andiamo a leggere il libro di Romani. Libro di Romani, capitolo 7. E leggo dal versetto 14, okay, per farvi vedere che lo Spirito, avendo lo Spirito Santo, non vuol dire che uno non può sbagliare, ok? Ti guiderà, sarà sempre lì a guidarti, come dicevo, ma non può agire per te, perché abbiamo ancora questo corpo carnale, ok? E questo corpo carnale è la morte. Ecco perché non si può seguire il Padre con la carnalità, andando in chiesa, facendo vedere alla gente quando preghi queste cose qui. No, non puoi salvare il Signore così. Il Padre si salva in spirito. La trasformazione deve venire da dentro il tuo cuore, la tua mente, come pensi. Deve essere un nuovo inizio, un rinascimento, come dice Yahweh Shai. Devi tornare come un bimbo per entrare in questa verità qui, buttare via tutto ciò che hai imparato, tutte le menzogne, e aprire la mente per imparare cose nuove. Come non puoi riempire una botte vecchia di vino con vino nuovo. Devi usare una botta nuova, se no il nuovo prenderà il gusto del vecchio. Bisogna rinascere per accettare e capire questa verità qui. Ed è la difficoltà che fanno molti, si aggrappano sempre a queste filosofie mondane che li porta alla morte. Quando gli dici che Yahweh Shai aveva un padre, è un padre terreno, non credono. Quando gli dici che la sua madre non era vergine, non è nulla della vergine, è stata messa incinta da Giuseppe, il suo padre, dicono no, non riescono a credere. E allora non danno lo spazio allo Spirito di insegnargli. Dunque, leggiamo. Questo è il libro di Romani, capitolo 7, versetto. Leggo da versetto 14. Questo è Paolo che parla.
Dice, sappiamo infatti che la legge è spirituale, ma io sono carnale, venduto schiavo al peccato, perché questo corpo che siamo è un corpo carnale. Certe volte ci sono cose che non vuoi pensare, certe cose che non vuoi fare, le fai senza neanche pensare. Poiché ciò che faccio io non lo capisco. Infatti non faccio quello che voglio, ma faccio quello che odio. Questo è Paolo che sta parlando, ok? Uno dei apostoli più forti che ha dedicato tutta la vita a questa verità qui. Ora, se faccio quello che non voglio, ammetto che la legge è buona. Allora non sono più io che lo faccio, ma è il peccato che abita in me. Difatti io so che in me, cioè nella mia carne, non abita alcun bene, poiché in me si trova il volere, ma il modo di compiere il bene no. Con questa carne non possiamo, e infatti tutti che cercano di esaltare questa carne qui fanno tutto in carne, vogliono essere più ricchi possibile, più belli possibile, saltando questa carne che non profitta nulla. E vi ricordo che la carne piace essere proprio tranquilla, curata bene. La carne piace essere come curata con delicatezza e queste cose qui. La carne non vuole soffrire, ma in questa verità bisogna soffrire. Difatti io so che in me, cioè nella mia carne, non abita alcun bene, poiché in me si trova il volere, ma il modo di compiere il bene no. Infatti il bene che voglio non lo faccio, ma il male che non voglio, quello faccio. Ora se faccio ciò che non voglio, non sono più io che compio, ma è il peccato che abita in me. Mi trovo dunque sotto questa legge: quando voglio fare il bene, il male si trova in me. Infatti io mi compiaccio della legge di Yahweh secondo l'uomo interiore, ma vedo una legge nella mia membra che combatte contro la legge della mia mente e mi rende prigioniero della legge del peccato che è nelle mie membra. Ma infelice chi mi libererà da questo corpo di morte? Grazie siano resi a Yahweh per mezzo di Yahweh Shai, la Mashiach, nostro Signore. Così dunque, io con la mente servo la legge di Yahweh, ma con la carne la legge del peccato. Questo è Paolo che sta parlando. Perciò lo Spirito Santo, quando viene, non vuol dire che diventiamo perfetti e non peccheremo, non faremo nessuno sbaglio. No, quando tornerà Yahweh Shai, infatti, grazie sono resi a Yahweh Shai, nostro Salvatore. Ok? Che quando tornerà ci darà un corpo nuovo, ok? Libro di Filippesi, corpo nuovo. Penso sia il libro di Filippesi, ma non mi ricordo. Non mi ricordo quale. Aspettate un attimo, scusatemi, che controllo un attimo. Sì, Filippesi 3 era 21. Che dice? Anzi, inizio.
Inizio da 20. Quanto a noi la nostra cittadinanza è nei cieli, da dove aspettiamo anche il Salvatore Yahawashai, la Mashiach, il Signore, che trasformerà il corpo della nostra umiliazione, rendendolo conforme al corpo della sua gloria, mediante il potere che egli ha di sottomettere a sé ogni cosa. Il nostro corpo sarà cambiato e arriveremo alla potenza, non potremo più peccare. Ma questo è quando torna Yahawashai, quando distruggerà questo posto qui. Spero che questa lezione è stata edificante e vi auguro una buona giornata dell'espiazione. Yahawah Hashem Yahawashai Braktam. E voglio dare tutti i lodi al Padre Yahawah Bahashem Yahawashai Bahashem Ruka Kudash, miei doppi onori agli apostoli e anziani della Great Millstone GMS che mi hanno insegnato questa verità qui. Pace agli eletti della casa di Yashar'ala, sparsi nei quattro punti della terra. Alla prossima, Shalom.